Non di rado, erroneamente, crediamo che i malvagi abbiano vita facile mentre i giusti patiscono pene incomprensibili. In realtà Dio non abbandona mai i suoi figli mentre non conosce il nome di quanti seminano il male. Lo ha sottolineato Papa Francesco durante la messa celebrata a Santa Marta, portando esempi concreti di uomini e donne che per lettera gli hanno confidato il loro smarrimento. Il pontefice ha chiarito che tante volte la fede è messa alla prova dalla vita, ma che il Signore ascolta sempre le nostre preghiere e ci sostiene lungo il cammino. Adesso noi non vediamo i frutti di questa gente che soffre, questa gente che porta la croce, come quel Venerdì Santo e quel Sabato Santo non si vedevano i frutti del Figlio di Dio crocifisso, delle sue sofferenze. E tutto quello che farà riesce bene. E cosa dice il Salmo sui malvagi, con quelli che, su quelli che noi pensiamo che tutto va bene? Non così, non così i malvagi, ma come pulla che il vento disperde. Perché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.